ora questa interessante intervista che riguarda Serena Saitta e Jonas Berami ma anche Marco Bocci. Prima di cominciare ricordiamo che Serena Saitta è stata una delle corteggiatrici della trasmissione Uomini e Donne, Marco Bocci invece è l'attuale marito di Laura Chiatti e Jonas Berami è forse l'ex di Serena Saitta al contrario di Marco Bocci che suo ex lo è sul serio e le viene chiesto dalla rivista TAP. Non era certo la prima volta che lo vedevo, visto che lo conosco ormai da 9 mesi, anzi quasi da 2 anni. Quale pensi che sia il segreto del successo di Jonas Berami? Penso che risieda proprio nel personaggio Ivan Castaneda, che lui ha interpretato, anche perché nel caso di genere di Jonas si sa veramente molto poco, visto che è un uomo a cui non piace fare del gossip, insomma il classico tipo riservato. Serena Saitta, che cosa ti ha colpito di Jonas Berami? Beh direi principalmente la sua umiltà ma anche la sua determinazione, in quanto nonostante tutto il successo che ha ricevuto rimane costantemente con i piedi per terra. Inoltre lo ammiro anche per la sua forza di volontà, lui che viene da una famiglia di pescatori e dopo tanto impegno è riuscito finalmente a sfondare nel mondo della televisione. E Serena Saitta cosa pensi che Jonas abbia visto in te? In realtà è una domanda che non mi sono mai posta, in quanto in questo periodo sono presa da tutte le altre cose. Sto frequentando da un po' di tempo un attore, che a ottobre uscirà nei cinema con un film molto bello e molto importante. Per adesso preferisco mantenere la sua identità nel mistero, preferisco che sia lui a parlare in quanto vuole rendere pubblica la relazione lui stesso. Quindi tra lei e Jonas Berami non c'è mai stato nulla? No, ho trovato Jonas umile e simpatico ma solo questo. Non è il tuo tipo? In verità a livello estetico potrebbe anche esserlo e poi mi sembra che abbia anche qualcosa di Marco Bocci, altro suo ex, ma il problema non si pone in quanto adesso io sono felice con un'altra persona. Stai conducendo una campagna a favore della lotta contro la violenza sulle donne. Mi sono detta un giorno mentre vedevo un telegiornale di fronte ad un caso di femminicidio adesso basta. E così ho deciso di prendere parte gratuitamente a diversi eventi con il preciso intento di fare da sensibilizzatrice dell'opinione pubblica su questo fenomeno veramente molto triste. Credo sia importante utilizzare la propria popolarità per lanciare dei messaggi positivi. Serena Saitta coinvolgerà Jonas Berami in questa iniziativa? Sì, infatti Jonas ha già accettato di fare una foto insieme a me dove mostriamo 2 cartelli su cui ci saranno delle scritte delle parole, che sono state femminicidio. Lui su questo argomento la pensa esattamente come la penso io. Jonas Berami ama le donne e ha lanciato pubblicamente un appello rivolto alle vittime di violenza, che non devono più subire in silenzio ma al contrario devono denunciare questi fatti.